insieme al comitato, noi su questi aspetti abbiamo riflettuto e nel corso dell'ultima settimana mondiale dell'investitore nell'ottobre scorso abbiamo pubblicato questo quaderno di finanza in cui abbiamo chiesto a tanti autori, tra cui la professoressa Lucarelli, di nuovo il professor Martelli, il professor Cervellati, di darci un contributo su quelle che possono essere le metodologie più innovative di approcciare la rilevazione delle conoscenze finanziarie, l'identificazione dei target e dei destinatari delle iniziative e anche il design di comunicazioni, di metodologie di comunicazione e di insegnamento innovative. Chiuderei con questo perché l'approccio multidisciplinare che abbiamo voluto dare a questo quaderno mi piace che sia un segnale di come l'educazione finanziaria sia un problema di tutti, sia un obiettivo di tutti e che quindi dobbiamo convergere tutti su delle priorità condivise. Benissimo, grazie Paola Soccorsi, abbiamo un'altra ansia che è quella finanziaria che può fare che si può mettere in collezione. Io adesso darei la parola alla dottoressa Giovanna Boggio Robutti, direttore generale di FEDIF, Fondazione per l'Educazione Finanziaria, partendo proprio da quella che è la sua esperienza. FEDIF da 2014 è una fondazione che si spende nell'educazione finanziaria, soprattutto credo nell'ambito del mondo anche giovanile delle scuole, intervenendo in maniera anche innovativa con spettacoli teatrali e quant'altro. Ecco, spesso queste esperienze sono state fatte anche insieme all'Associazione dei Consumatori. Se ci può parlare un po' ci puoi parlare un po' dell'esperienza di FEDIF e se magari questa esperienza che è stata sviluppata anche insieme all'Associazione dei Consumatori non potrebbe in qualche maniera essere inclusa in quella del Comitato per l'Educazione Finanziaria. Grazie Giovanna. Allora, grazie mille a Silvia, buon pomeriggio anche da parte mia. Io non vorrei usare le slide, così evitiamo questi momenti. Vorrei sicuramente rispondere alla domanda di Silvia, ma poi, siccome ho ascoltato tanti stimoli davvero interessanti questa mattina, a me piacerebbe, visto che abbiamo questa occasione, trovo unica ed eccezionale, di essere in tante parti diverse che lavorano anche da tanto tempo sull'educazione finanziaria, proprio buttare lì altri stimoli o comunque delle idee molto personali che appunto io così mi sono venute stamattina. Allora, Silvia l'ha detto, non tutti ci conoscono la nostra fondazione, io sono fiera di dirvi che è sicuramente giovane, è molto piccola, siamo 5 persone, lavoriamo in tutta Italia, mettendo a disposizione contenuti di educazione finanziaria, poi vedremo con quale caratteristica è molto tipica la nostra, noi li mettiamo a disposizione di tutto il paese, per tutte le età, gratuitamente. Perché lo facciamo? Come facciamo a farlo? Perché le banche finanziano questa attività. Quindi la fondazione è un soggetto giuridico indipendente, una fondazione registrata presso la Prefettura di Roma, quindi staccata dall'ABI, ha dei suoi organi, un presidente, un bilancio, un piano, sono proprio soggetti diversi, ma è stata voluta dall'ABI che l'ha fondata ed è finanziata interamente dalle banche e da alcuni altri soggetti, anche privati, anzi scusate, solo privati, che contribuiscono annualmente. Tutti i soldi che noi abbiamo, che sono piuttosto pochi, i nostri bilanci sono pubblici sul sito, sono veramente pochi, vengono utilizzati interamente per rendere eventi, iniziative e contenuti alla popolazione, quindi praticamente i nostri stipendi e poche altre spese di progetto sono comunque tutti destinati a questo. Questo cosa significa? Che noi ci attiviamo in prima persona, non potremmo mai, lo capite bene, in 5 fare nulla di significativo. Abbiamo un'enorme forza dalla nostra parte che sono proprio i colleghi delle banche. Le banche non solo finanziano la nostra fondazione, perché come ha detto la professoressa Lucarelli, le banche che lavorano in maniera seria, e grazie al cielo sono la stragrande maggioranza di quelle italiane, hanno tutto l'interesse ad avere dei clienti con cui possano confrontarsi alla pari, perché le disparità, le disuguaglianze, è stato dimostrato ampiamente, non pagano per nessuno, ma soprattutto non pagano per le banche, quelle serie, che quindi si trovano, come sapete molto bene adesso, a dover ricostruire fiducia e molto altro. Quindi io sono orgogliosa e fiera, e posso dire intellettualmente molto serena, perché chi ci conosce e i nostri incontri sono aperti a tutti sa perfettamente con che spirito noi facciamo questo lavoro. Quindi quando sento dire da tante parti, lo dico in modo non polemico, le banche non devono andare nelle scuole, non devono parlare di questo, io dico dipende da come ne parlano. Io sinceramente mi sento la coscienza molto a posto, quindi faccio il mio mestiere con un enorme entusiasmo, felice di poterlo fare. E
quindi vi dicevo, la fondazione è così collocata, ha una sua missione chiarissima. Il nostro statuto dice: noi facciamo educazione finanziaria, punto, non facciamo altro. La nostra visione dice come lo facciamo. Per noi l'educazione finanziaria non è una questione tecnica, per noi è una questione di cittadinanza. Quindi noi lavoriamo al fianco delle istituzioni, al fianco del Comitato Nazionale delle istituzioni, lo facciamo da sempre, quindi le autorità di vigilanza, il Ministero dell'Istruzione, con cui abbiamo naturalmente un protocollo e un tavolo di lavoro paritetico, quindi estremamente serio, ma anche con degli incontri estremamente ravvicinati nel tempo. Ma le regioni italiane, noi con circa 13 regioni abbiamo protocolli di collaborazione, una di queste naturalmente è la Regione Marche, quindi regione e ufficio scolastico. Quindi totale collaborazione con le istituzioni e totale trasparenza di quello che facciamo per portare l'educazione finanziaria in modo sempre più capillare sul territorio. Vi dicevo, come possiamo farlo in 5? Solo perché abbiamo dei colleghi, delle banche che sono sui territori, che insieme a noi vanno nelle scuole oppure a parlare con i cittadini. Come facciamo a garantire che ne parli in una maniera che sta sempre al di sopra di qualunque logica commerciale? Perché la FEDUF fa i contenuti, quindi noi abbiamo un comitato scientifico, tutti i programmi che noi facciamo sono stati fatti con degli accademici e poi sono stati, diciamo, decodificati per diventare comprensibili rispetto al pubblico a cui stiamo parlando. E quindi vi dicevo, la nostra visione dice che l'educazione finanziaria per noi significa portare ai cittadini italiani una nuova, contribuire, perché da soli noi non facciamo, non muoviamo nulla, ma contribuire a creare una nuova consapevolezza, una nuova cultura economica in Italia, che significa quelle competenze a cui accennava la professoressa Lusardi stamattina, che ormai sono indispensabili, e penso ai ragazzi in questo momento, loro crescono in un ambiente economico complesso, anche i loro genitori in realtà, ci muoviamo tutti in un ambiente economico che richiede scelte economiche che noi vogliamo o no le dobbiamo prendere. Ora, la cultura economica in Italia purtroppo lo sappiamo è bassa. Io dico sempre che così come probabilmente 30 anni fa, 40, non lo so, 30 forse, si cominciava a costruire la consapevolezza che la prevenzione della salute rende migliore e più lunga la nostra esistenza, che la dieta mediterranea forse era meglio se non prevedeva la pasta asciutta e la carne due volte al giorno, ma qualche cosa di un pochino più bilanciato. Ecco, queste sono tutte consapevolezze, a mio modo di vedere, di cultura che sono cresciute nel tempo. Io penso che noi tutti insieme oggi stiamo lavorando non solo sulla tutela di chi investe o comunque deve gestire dei soldi, ma anche sulla crescita di una cultura che nel nostro paese c'è poco, che nella nostra visione deve aiutare gli individui ad avere un giusto benessere nel loro presente e nel loro futuro, ma questo, ed era stato espresso molto bene a Parigi la scorsa settimana, contribuisce a creare poi un benessere economico più stabile per tutto il paese. Quindi lavorando sulle persone si lavora sulla società. Io mi ero segnata, e poi Silvia fammi dei cenni perché mi perdo, però mi ero segnata alcune cose che ho sentito stamattina. Mi ha colpito il professor Gregori stamattina che diceva: non basta dire delle cose, non è solo come diciamo e cosa diciamo, scusate, anzi non è solo il cosa diciamo, ma è importante il come lo diciamo. Poi io aggiungo, me l'ha detto prima anche Silvia, in questo caso anche Silvia l'ha detto, quando lo diciamo gli adulti non sono disposti ad ascoltare concetti, incontri, non vengono agli incontri di educazione finanziaria. Quanti ne abbiamo fatti insieme? Guardo tanti amici delle associazioni con cui lavoriamo da più di 10 anni, non ci vengono, vengono solo se hanno un problema. Sottolineo, ho un problema, che significa che qui fare un'azione preventiva è molto molto difficile. Quindi uno dei grandi temi su cui noi stiamo cercando di lavorare è come fare a decodificare i contenuti di educazione finanziaria in modo che siano letti dal pubblico che, a cui noi ci rivolgiamo e che non ci ascolta, perché questa è una realtà. E quindi qui arrivo a un'altra cosa che io ho notato nel lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni, un po' l'avete detto anche voi. Allora, io credo che nel pubblico, nei cittadini in generale, sto parlando soprattutto della fascia forse proprio quella più debole, quindi diciamo la popolazione meno colta e anche meno finanziariamente inclusa, io credo che ci sia un forte tema di soggezione, di sentirsi assolutamente inadatti, incapaci, non in grado di avvicinarsi a queste materie. Allora noi spesso quando siamo a scuola diciamo ai ragazzi: anche la matematica, anche il latino e il greco sono difficili, però si sono sempre studiati. Quindi secondo noi
facendo un lavoro, ma è stato detto, io questo lo do per scontato, è chiaro che l'educazione finanziaria da sola non sposta nulla, forse se non in decenni. Bisogna fare un lavoro che veramente tiene conto di tante cose che sono state dette tutte stamattina, però anche cercare di andare incontro alle persone abbattendo questo timore di non essere in grado, di non essere all'altezza di dialogare con una banca perché io non capisco. Io lo dico sempre, non ho studiato economia, non ho mai lavorato in banca, io sono nata come persona che si è occupata di comunicazioni in grandi aziende e di altri settori, sono entrata in questo lavoro quindi da perfetta ignorante. Se capisco io una cosa, secondo me è abbastanza facile che la capiscano gli altri. Quindi una delle nostre grandi preoccupazioni è cercare sempre degli strumenti che in una chiave divulgativa cerchino di andare verso il cuore delle persone, visto che la loro testa invece non riusciamo a raggiungerla. Un altro fattore che io trovo importante, noi lo vediamo nella nostra esperienza quotidiana, è l'empatia. Ecco perché secondo noi il lavoro delle persone che ci mettono la faccia, che ci mettono il tempo, che vanno, escono, nel nostro caso noi stiamo qui a Palazzo Altieri, quindi escono dalla sede dell'Associazione Bancaria Italiana, però anche i nostri colleghi delle banche escono dalle loro sedie, vanno nelle scuole, vanno nelle piazze, vanno dovunque ci abbiano voglia di ascoltarci, a spiegare da persona a persona dei concetti che sennò sono difficili. Io penso, noi abbiamo basato su questo il nostro lavoro, che l'etica con cui si fa una cosa, i valori che si cercano di trasmettere, un'altra cosa importantissima che noi abbiamo fatto, l'abbiamo già inserita in tutti i nostri programmi per le scuole nuovi, ne abbiamo fatto uno recentissimo sull'economia civile, che quindi propone ai ragazzi delle scuole superiori un modello di sviluppo economico che è un po' diverso da quello a cui sono stata abituata, per esempio io che sono di un'altra parecchie generazioni prima. Allora, l'economia, civile, mi era sfuggito, per noi per esempio è strettamente collegata agli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi tutti gli obiettivi di sostenibilità, quindi per noi l'educazione finanziaria non solo porta con sé dei forti valori di legalità, di spiegare per esempio ai bambini, qui siamo alle primarie, perché si pagano le tasse, loro giustamente sentono parlare delle tasse da tutti noi in maniera non positiva, ma hanno un senso che è di utilità pubblica. Quindi, vi dicevo, agganciare l'educazione finanziaria, quando nelle scuole stiamo parlando di cittadinanza economica, di stili di consumo che corrispondono a stili di spesa, che corrispondono a stili, come dire, anche di impatto sull'ambiente, cioè per noi sono tutti discorsi e ragionamenti collegati. E il professor Giovannini, chiudo su questo, ha inaugurato pochi giorni fa il festival sullo sviluppo sostenibile. Noi siamo forti sostenitori dell'ASBIS, ma purtroppo quando parliamo di queste cose nelle scuole, ahimè, vi devo dire che le scuole sono totalmente digiune, non hanno idea di cosa sia questa agenda, questi obiettivi dell'Agenda 2030. Io ho fatto come al solito una gran confusione e vi ho buttato tanti stimoli, però vi ho detto tutto, ma mi manca un'ultima cosa. Io personalmente credo che così come è stato fatto in passato, e a me piace sempre quando vedo il dato dei OCSE PISA 2015 che dimostra questo leggero miglioramento dei quindicenni italiani, mi piace pensare che tutto quello che è stato fatto in questi 10 anni tutti insieme, quindi io guardo veramente tutti, forse un pochino, anche se non c'era una strategia nazionale e tutto veniva fatto in maniera purtroppo un po' disorganizzata, in qualche modo forse un pochino è servito, quindi sempre di più sarà efficace questa azione. Io credo, per rispondere alla tua domanda, che sempre di più dobbiamo lavorare insieme, perché c'è da fare tantissimo, c'è da fare proprio con competenze diverse, su fronti diversi. Quindi noi l'abbiamo detto mille volte anche alla professoressa Lusardi, al comitato, noi siamo felici e disponibili di essere sempre di più insieme per riuscire a essere sempre più efficaci. Grazie infinite. Grazie Giovanna, ognuno fa la forza e si parlava.